Avere fra le mani una macchina professionale e iperperformante dà un'enorme soddisfazione, ma è ancora più soddisfacente avere fra le mani una macchina che ti fa venire voglia di fare video. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su YouTube. Primo video del 2019 che inizia a bomba grazie alla mia attuale collaborazione con Sony. È cambiato qualcosa, lo so, sto facendo tanti lavori qua dentro e voglio iniziare questo 2019 parlandovi di una macchina che mi ha veramente sorpreso. Grazie a Sony ho avuto infatti la possibilità di provare per qualche settimana la Sony A7S Mark II. È vero, non basta qualche settimana per provare appieno una camera, tuttavia mi sono voluto concentrare su quelle che erano le caratteristiche principali di questo corpo, soprattutto chiedere a me stesso, ma vale la pena passare magari da un A7S che già possiedo da circa 2 anni e cambiare quindi corpo per passare a questa? Ci arriveremo durante questa lunga recensione. Prima di iniziare però con le caratteristiche di questa macchina, voglio dirvi un po' cosa faccio per chi non mi conoscesse o per i nuovi iscritti. Sono principalmente un fotografo, ma mi occupo anche di videomaking. I settori in cui lavoro principalmente con i video sono video musicali, video di matrimonio e cortometraggi. Sono un grande utilizzatore di macchine Sony. Utilizzo Sony da quando ho iniziato praticamente a fare video. Iniziai con una semplice Sony Alpha 5100 per poi passare alla 7S e nel mezzo ho provato un sacco di altre macchine, A7 Mark II, Alpha 6300, Alpha 6500, le varie RX, insomma un sacco di roba mi è passata fra le mani. Quando mi è arrivata questa Sony A7S II mi ha veramente stupito, devo essere sincero. Pensavo fosse un piccolo upgrade della prima A7S, ma confidavo in Sony perché generalmente quando Sony aggiorna una macchina lo fa bene. E questa Sony A7S II, beh, lo fa ancora meglio. Partiamo innanzitutto dal design, perché secondo me è una delle cose più importanti e come vi ho detto prima, la Sony A7S Mark II è una macchina che vi mette voglia di fare video. Il corpo mantiene varie caratteristiche in comune con la A7S di prima generazione, ma ci sono tante migliorie che hanno risolto i vari problemi in cui ero incappato proprio utilizzando la A7S Mark I. Il corpo è stato ridisegnato, è leggermente più grande e ha un grip migliore. Come vi dissi nella mia recensione dell'Alpha 6500, quando Sony ha riaggiornato i corpi ha investito molto sul ridisegnarne il grip. E questo grip, rispetto a quello della 7S, ci permette di avere un'impugnatura ancora migliore. Soprattutto per chi come me si ritrova spesso a fare riprese a mano libera, il nuovo grip e altre feature mi hanno veramente migliorato il workflow tantissimo. Il pulsante REC, tasto dolente di Sony, rimane nella stessa posizione, rimane invariato e io sinceramente non ho mai avuto grandi problemi, però preferirei un tasto REC leggermente differente. Ad esempio sulla mia X-T3, la Fujifilm che ho appena comprato, il tasto REC è lo stesso dello scatto, quindi quando vado in modalità video premendo il tasto di scatto avvio la registrazione. Questo pulsante REC invece di Sony è messo un po' male perché è difficile premerlo e a volte rischiate di non aver fatto partire la ripresa. Calcolate inoltre che quando voi farete partire una ripresa la macchina emetterà un feedback sonoro, cioè vi farà il classico beep. Però io, facendo matrimoni, spesso e volentieri non voglio avere dei suoni sulla macchina perché posso disturbare la cerimonia. E non avere quel feedback sonoro con un tasto così poco user friendly non è il massimo, perché a volte appunto non vi parte la ripresa e non ve ne accorgete. Nella fretta, nel caos, non ve ne accorgete. Lo slot della batteria è identico a quello della 7S. Le batterie sono le stesse, non sono quelle aggiornate, cioè non sono quelle che utilizza attualmente la A7 III. Lo slot dell'SD invece è stato modificato. Mantiene sempre il singolo slot, quindi non potete montare due schede, a differenza ad esempio della A7 III. Tuttavia in questo caso lo ritengo leggermente peggiorato, cioè è perfetto, non vi dà problemi ed è comodo perché è sempre accessibile da dietro. Anche quando la macchina è montata su un cavalletto, anche quando la macchina è montata in un cage, potete sempre accedere allo slot SD. Tuttavia il grip e il feeling che avevo su quello della 7S a me piace di più, ma sono piccolezze mie. Sono stati aggiunti inoltre dei pulsanti programmabili, che attualmente sono 4. Già averne 4 vi semplifica la vita, perché vi rende la macchina più completa, più veloce, ed è proprio la velocità, proprio la personalizzazione che servono a un professionista, perché in base alle situazioni in cui si trova adatta la macchina e può fare tutto in maniera molto più semplice e molto più veloce. Anche lo schermo rimane quello delle vecchie generazioni. È stato leggermente migliorato, come è stato migliorato l'EVF, però il meccanismo, diciamo la struttura, rimane la stessa. È uno schermo che non può essere flippato, quindi uno schermo non selfie, che mantiene la classica struttura verticale di Sony. Gli schermi di Sony infatti si aprono solo verticalmente e in questo caso, a differenza ad esempio dell'Alpha 5100, l'escursione dello schermo non è poi così tanta, ovviamente a causa
causa della struttura del corpo macchina. Lo schermo però non può essere ruotato granché e in certe occasioni, se avessi avuto uno schermo più snodabile, forse mi sarei trovato meglio. Per il resto c'è stata qualche piccola aggiunta. Il tasto di scatto è stato aggiornato, adesso è molto più sottile e molto più sensibile, non è il pulsantone che trovate sulla A7S. La stessa cosa è stata fatta sull'Alfa 6500 che ho recensito qualche settimana fa. Togliendo dunque qualche piccola aggiunta qua e là e qualche piccola differenza che non tratteremo ora nello specifico, andiamo a parlare delle caratteristiche tecniche di questa macchina, che sono in realtà la feature più importante e fondamentalmente il motivo per cui questa macchina mi ha lasciato a bocca aperta. Abbiamo un sensore a 12 megapixel che registra internamente in 4K. 4K a 30 fps, per i 60 frame al secondo dovremmo scendere a 1080p, quindi in full HD. 4K comunque molto pulito, file molto molto belli, molto nitidi, un 4K veramente di qualità. A differenza della 7S che poteva registrare in 4K solo esternamente, quindi utilizzando ad esempio un Atomos o comunque un recorder esterno, la A7S 2 registra internamente, sfornando direttamente sulla vostra SD dei file in 4K veramente splendidi. File che rimangono puliti anche ad alti ISO ed è una delle particolarità della serie A7S, motivo per cui vengono tenuti a bassi megapixel. Un sensore poco denso, come un 12 megapixel appunto, ci permette di arrivare a sensibilità ISO altissime senza avere rumore. Calcolate che io l'ho utilizzato in un sacco di occasioni a ISO 16.000, 32.000, ISO altissimi, senza avere grossi problemi in post-produzione. Andando a montare i video, avevo una grana piacevolissima. Calcolate inoltre che questa macchina arriva al valore strabiliante di 409.600 ISO, che potrebbero non servire, però arrivare a quegli ISO vi permette di filmare in ogni condizione anche quando non avete luce, e ci sono occasioni in cui dovete semplicemente portarvi la ripresa a casa e vi basterà una piccola torcia, la torcia del telefono o qualsiasi fonte di luce minima per avere comunque una ripresa utilizzabile. Enorme aggiunta che c'è stata su questa A7S 2 rispetto alla generazione precedente è lo stabilizzatore. Stabilizzatore interno a 5 assi che funziona veramente bene. Non sono un grande utilizzatore di gimbal e stabilizzatori, perché generalmente i video che faccio li registro o a mano libera o a cavalletto o su monopod. Principalmente però mano libera e monopod, perché appunto mi muovo tantissimo nel settore dei matrimoni. Lo stabilizzatore interno mi salva la vita, perché quando devo registrare un matrimonio e la macchina staccata dal monopiede per varie esigenze oppure su un rig, pur non avendo magari una stabilizzazione appunto portata dal gimbal o da una glidecam eccetera eccetera, posso fare riprese a mano libera utilizzando questo stabilizzatore, avendo la certezza che queste riprese saranno utilizzabili. Mi sono accorto di quanto sia importante avere uno stabilizzatore proprio da quando ho questa macchina. Prima pensavo di poterne fare a meno, ora attualmente per come l'ho utilizzata sento la necessità di avere una macchina col sensore stabilizzato. Passiamo dunque a parlare un po' dell'autofocus. Per quanto riguarda l'autofocus, menzioniamo anche gli obiettivi su cui ho provato questa macchina, che sono vari obiettivi Canon utilizzati con un adattatore Comlight di nuova generazione e il 24-70 f4 mandatomi da Sony. Allora, l'autofocus è molto performante. Si sa benissimo, Sony monta sulle proprie macchine alcuni fra i sistemi di autofocus migliori sul mercato. Ho utilizzato pertanto principalmente la FC, quindi l'autofocus continuo. Non mi ha dato grossi problemi se non in scarsa luminosità, però fino a meno 4, meno 5V, quindi sottoesposto di 4-5 stop, fino a quella sottoesposizione non ho avuto grossi problemi. Andando a filmare di notte ad alti ISO magari, ma comunque con pochissima luce, la macchina inizia un pochino a sforzare. Tuttavia ho apprezzato un sacco il face detection, questo sistema di rilevamento di volti che permette di tracciare il volto di una persona e di mantenere il fuoco su quel soggetto. Comodissimo ad esempio durante i matrimoni, perché voi state filmando magari lo sposo e la sposa, tenete lì il fuoco e non lo perdete. Particolarità che non sono riuscito a sfruttare al massimo perché non mi intendo di color correction è comunque l'S-Log 3, che parte da 800 ISO, a differenza della A7S che partiva da ISO 3200, in questo caso potete registrare con un profilo ultra flat già partendo da 800 ISO. Piccolezza che però potrebbe interessare ai videomaker più esperti di me. Cerchiamo quindi di tirare un po' le somme paragonandola alla A7S e la A7 III. A livello di ISO è quella che si comporta meglio, perché è stata rinnovata rispetto alla A7S ed è una macchina più improntata per i video con meno megapixel della A7 III. Mantiene la stessa batteria della A7S, ma una batteria che dura meno rispetto a quella della A7 Mark III. A livello di design la ritengo secondo me la scelta perfetta. Non ho avuto modo di provare la A7 III fra le mie mani, quindi non voglio fare un paragone in questi termini.
termini, però rispetto alla prima generazione il corpo è veramente migliore. Con la presenza anche dello stabilizzatore interno, questa aggiunta, diciamo questa combo, vi fa veramente venire voglia di uscire, fare riprese sapendo di portarvi a casa dell'ottimo materiale, soprattutto del materiale utilizzabile. Siamo sinceri, il 4K interno è una figata. Ormai tantissime macchine lo hanno, però poche lo fanno veramente bene. Personalmente non credevo mi sarebbe servito poi così tanto il 4K, perché la maggior parte dei clienti mi richiedono video in Full HD e ho sempre lavorato in Full HD, ma provando il 4K con questa qualità mi sono ricreduto. È veramente comodo, anche quando lavorate in Full HD potete andare a croppare le vostre riprese senza avere una perdita di risoluzione. Insomma, il 4K che ti fa la 7S2 è un 4K veramente pulito, veramente fatto bene, e ti sforna file con un look veramente molto convincente. Piccola differenza che sottolineo per concludere questo confronto con A7S e A7 Mark III è che mentre le due S hanno un singolo slot SD, la A7 III ne ha due. Potrebbe non servirvi, potrebbe servirvi, io ho sempre vissuto con una scheda SD, attualmente sulla Fuji ne ho due, però non è che la utilizzi così tanto. Prima di concludere però voglio anche menzionare l'aspetto fotografico di questa macchina. Non mi sono concentrato molto sulle fotografie e l'ho voluta utilizzare per fare video. Ho provato però comunque a fare qualche foto e devo essere sincero, non mi aspettavo che facesse delle buone foto, non me lo aspettavo neanche dalla A7S che ho già. E alla fin fine molti dicono che non si possano fare foto con queste macchine, ma non è vero, 12 megapixel vanno benissimo soprattutto se per i social o comunque per contenuti web. Vi consiglio di andare a guardare il profilo di Emanuele Di Mare, un mio amico ritrattista che utilizza una Nikon, una Reflex, ok, ma che ha 10 anni quella macchina e scatta 12 megapixel. Guardate le foto che fa e capirete che 12 megapixel possono andar bene. Calcolate anche che una foto che guardate su Instagram generalmente è caricata a 2 megapixel, quindi 12 vanno benissimo. Concludendo un po' questa recensione, traiamo un po' le conclusioni. È un acquisto che consiglio? Sì? No? Assolutamente sì, è una macchina fenomenale, è una macchina completa, è una macchina perfetta per chi vuole fare il videomaker di professione. Se non avete ancora una macchina e avete budget ad investirci, sicuramente ne rimarrete soddisfatti. Io personalmente aspetterei in realtà l'uscita della Sony A7S3, perché ormai dovrebbe uscire. Sony, ti fai sentire? Proprio in questo momento, perché sì, sono le 7 circa, Sony sta facendo uscire un po' delle nuove notizie sulle serie A7000 eccetera eccetera. Ci sono un po' di rumors in giro, non sto seguendo la diretta perché sono qua, però magari proprio in questo momento stanno annunciando la 7S3, magari riuscirò a averla fra le mani. Se potete aspettare, aspettate quella. Se invece fate anche fotografie e siete un pochino indecisi, valutate anche l'opzione della 7S3. In ogni caso, quello che vi consiglio è di provarle. Prendetele, noleggiatele magari per una settimana, per qualche giorno. Non costa tanto e potete avere fra le mani delle macchine che poi andrete magari a comprare. È una bella spesa perché costa tanto. Costano tanto le ottiche, costano tanto le ottiche Sony, però è una macchina che non vi darà problemi, è una macchina iper soddisfacente che vi produce risultati di qualità. È una macchina perfetta per fare video. Non ho veramente nient'altro da dire. Io mi sono trovato benissimo, sono estremamente soddisfatto di quella che è stata la mia